Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Animali in condominio, ovviamente si parla di cani. Si possono tenere? Quali sono le regole? L'abbaio continuo è fuori legge? A queste domande e a molte altre risponderà il legale di Animal Law e anche di Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Varese. Ora però tocca a Jack, un altro cane a cui vogliamo ridare una nuova opportunità. È al canile di Gallarate e vi aspetta per accoglierlo. Sentiamo. Oggi vi presentiamo Jack, è un dogo argentino che è qui con noi da qualche mese e già ci accorgiamo quanto possa patire questo ambiente, l'ambiente del canile. Infatti Jack ha perso 10 kg in un mese proprio perché non ama per niente stare qui e ha bisogno di un posto con una famiglia che lo sappia accogliere e sappia soddisfare le esigenze di un cane di questa razza. Jack passa molto tempo a fissare il muro come se fosse in attesa di qualcuno. Quello che sappiamo di lui è che è entrato in canile perché c'è stata una cessione da parte dei proprietari. Ha sempre vissuto in famiglia anche con dei bambini da 5 anni, quindi ha fatto tutta la sua vita in famiglia. E provate voi a fare una vita intera in famiglia, al caldo, circondati dall'amore, con i propri bisogni soddisfatti e all'improvviso trovarvi senza niente, in un ambiente ostile dove non potete avere nessuno che vi fa compagnia. E cerchiamo per lui al più presto una famiglia che possa dargli ciò di cui lui ha bisogno. Per Jack sicuramente l'inserimento col nuovo proprietario sarà graduale perché ha bisogno all'inizio di fidarsi e riprendere fiducia nelle persone. Fortunatamente Jack riprende fiducia velocemente ed è pronto ad aprirsi. Quindi chiediamo ai futuri adottanti che vengano a conoscerlo al più presto perché c'è proprio urgenza di toglierlo dal canile, che sta patendo tantissimo, appare sempre a disposizione e mette a disposizione educatori come me, istruttori, e colleghi, che vi appoggiano sia nell'inserimento a casa che poi anche, una volta nella vita di tutti i giorni. Vi aspettiamo per conoscere insieme a noi Jack e iniziare a fargli vivere nuovamente delle buone relazioni con le persone e dimostrargli che non tutte le persone sono così cattive. Eccoci in studio con noi questa sera, ritroviamo l'avvocato Elisa Scarpino. Buonasera, abbiamo detto legale di Animal Law e anche di Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Varese, di cui troviamo un'altra rappresentante, Barbara Mazzonna, referente per i volontari dell'associazione. Bentornate. Grazie. Grazie. Partiamo subito dall'avvocato Scarpino. Il cane in condominio. Quali sono le regole o restrizioni? Allora, io partirei con qualche regola base che possa essere utile nella corretta gestione del rapporto tra coloro che detengono un animale all'interno della propria abitazione e coloro che non lo hanno. Quindi tenere sempre il cane al guinzaglio nelle aree comuni ed evitare di lasciare il cane incustodito ad abbaiare tutto il giorno e soprattutto tutta la notte. Ricordiamoci che abbaiare è comunque un diritto del cane, quindi qualche abbaio durante gli orari che non attengono al normale riposo delle persone non è da considerare negativo. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a far sì che questo abbaio non sia duraturo e continui anche durante la notte. E quindi, magari con le dovute accortezze da parte del proprietario, questo problema può essere risolto. In caso contrario, è sicuramente possibile tutelarsi, con le azioni più idonee nel caso di specie, anche se a mio parere la soluzione preferibile è quella sempre di cercare di risolvere bonariamente la vicenda. È stato stabilito, poi interessante, la pronuncia del giudice di pace di Rovereto che ha definito l'abbaio come una modalità espressiva insopprimibile, quindi un vero e proprio diritto del cane, ovviamente quando questo non superi la soglia della normale tollerabilità. Infatti, in alcuni casi può essere integrata anche una fattispecie di carattere penale, che è quella del disturbo delle occupazioni o del riposo. Questo accade quando ad essere disturbati non solo uno o più soggetti specifici, ma un numero indeterminato di soggetti, per esempio il cane che abbaia tutta la notte all'interno del quartiere e allora in questi casi potrà scattare anche una fattispecie di carattere penale.
Ma è che una sorta di richiesta collettiva deve essere fatta. No, bisogna però verificare che siano più soggetti ad essere disturbati, Quindi proprio non un come, singolo, no, per non per intenderci, non deve esempio, essere la non il singolo lamentela vicino di casa, ma di un magari un singolo. intero quartiere. Certo. Quindi ovviamente la baio è una forma di comunicazione del cane, quindi è Assolutamente. normale, sempre che sia, insomma, Gestibile, limitata e infatti. gestita. Va bene, per appunto limitare e gestire quello che dicevamo anche l'abbaio, che magari può essere continuo, però per esempio nelle aree cani. Se io abito vicino a un'area cane, come mi posso comportare se è un continuo questo abbaio? Certo, non nelle ore serali, perché l'area cani ha degli orari comunque diurni, non arriverà mai, magari alle 7, 7 e mezza in alcuni casi, adesso l'orario estivo. Sì, allora sono i regolamenti comunali che stabiliscono qual è la distanza che le aree cani devono avere rispetto alle abitazioni. Vi sono poi delle regole non scritte di buon senso che ovviamente il proprietario dovrebbe tenere nella gestione del cane anche all'interno dell'area cani e poi vi sono delle regole che comunque sono fisse in alcune aree cani che proprio stabiliscono le modalità in cui gestire il cane ed evitare che questo provochi appunto disturbo a terze persone. E non si può stabilire a priori se e quali azioni sono esperibili, ma bisogna verificare il caso concreto. Caso per caso, Sì. insomma, quindi se anche in questo caso raccoglie documentazione piuttosto che caso per Sicuramente, caso. assolutamente può essere utile, sì. Invece, tornando al discorso del cane in appartamento, le aree comuni, stiamo parlando anche di giardino, per esempio il cane che ho nel mio appartamento può scorrazzare per le aree verdi del mio condominio. Allora, nelle aree comuni come per esempio gli ascensori e le scale, il cane deve sempre essere tenuto al guinzaglio. Non è escluso che vi siano all'interno del condominio delle aree di giardino in cui il cane possa scorrazzare libero, sempre naturalmente sotto la custodia e la vigilanza del proprietario. Se non c'è una disposizione condominiale che lo vieta, può essere ben possibile. Le disposizioni condominiali però magari in molti casi sono datate e quindi si deve fare una riunione condominiale per cambiarlo questo regolamento Se c'è un divieto si può sollevare la questione, sì. e quindi vedere con l'amministratore eventualmente se si può Sì, modificare il regolamento. Comunque si può tenere un cane in appartamento. assolutamente sì. Bisognerà comunque stare attenti nel caso in cui siamo, faccio l'ipotesi del contratto di affitto, se siamo conduttori bisognerà vedere se nel contratto è previsto un divieto di tenere un animale. Dobbiamo stare anche attenti a queste cose per evitare dei problemi. Certo, ma quanti per esempio animali o cani posso tenere in un appartamento e anche in un condominio se ci sono delle limitazioni particolari? La legge non stabilisce un numero di animali da detenere all'interno di un appartamento, però anche in questi casi si deve guardare la regolamentazione comunale o regionale. Per esempio, la regione Lombardia stabilisce che nel caso in cui si detengano più di 10 animali si debba dare comunicazione al sindaco. Inoltre, il regolamento condominiale può prevedere delle limitazioni per ragioni igienico-sanitarie proprio al numero di animali che sono detenibili all'interno di quella unità abitativa. Per esempio, a proposito di situazioni igienico-sanitarie, gli odori molesti. Dobbiamo stare attenti non solo ai disturbi acustici, ma anche a quelli olfattivi. Quindi la regola è quella di tenere sempre salubri e puliti gli ambienti in modo tale da evitare di incorrere sia nelle lamentele del vicinato e quindi nelle azioni civili proponibili nei diversi casi, sia ad eventuali controlli sanitari e quindi dalle possibili ed eventuali sanzioni e anche di incorrere in fattispecie penali qualora gli animali siano tenuti in condizioni che non sono idonee. Si parlava anche odori molesti, ma anche per esempio vabbè, deiezioni ovviamente adesso, soprattutto in alcuni comuni, ci sono delle limitazioni, sanzioni, piuttosto che addirittura mannate l'analisi del DNA, eccetera, eccetera. Ma se il mio cane invece fa un altro tipo di bisogno liquido, quindi urina sugli edifici, magari anche storici, per esempio in centro città,
è sanzionabile, sono sanzionabile come proprietario o no? Se ci sono dei regolamenti in quella città che lo prevedono è sicuramente sanzionabile, ma sul punto è possibile, interessante ripercorrere una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che ha stilato ovvero proprio vademecum del proprietario, del buono e corretto proprietario, quindi quello di tenere sempre il cane al guinzaglio, di intervenire tempestivamente affinché quest'ultimo non effettui i propri bisognini sugli edifici, soprattutto se sono storici, ma se non si può intervenire, quello di munirsi di una bottiglietta d'acqua proprio per ripulire immediatamente la zona e quindi evitare di incorrere anche in una responsabilità di carattere penale. Addirittura, quindi anche... Sì, c'è comunque una fattispecie che è quella di deturbamento. Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione poi la persona è stata proprio assolta perché era munita di una bottiglietta d'acqua e ha provveduto a ripulire immediatamente l'edificio. Quindi edificio storico, attenzione, perché appunto è perseguibile e sanzionabile. Potrebbe, sicuramente, se c'è un regolamento che lo prevede, è comunque possibile che sia sanzionato. Va bene, e allora direi che ci muniremo di una bottiglietta d'acqua sempre, soprattutto in centro e quando andiamo a fare le lunghe passeggiate. Ora invece ascolteremo un'intervista della capo ufficio stampa dell'OIPA di Varese perché parlerà dell'abbandono, di una nuova campagna contro l'abbandono degli animali. Ascoltiamo. Anche quest'anno l'OIPA ha deciso di parlare di abbandono, di parlarne in maniera però un po' diversa dagli anni scorsi, perché parliamo di abbandono tutto l'anno, non è legato soltanto al viaggio estivo, ma proprio alle motivazioni più futili. I quattro soggetti sui quali si articola la campagna sono proprio degli esempi emblematici di quello che nella maggior parte dei casi succede. Quindi abbiamo ad esempio il cane anziano, che è malato, che è costoso da mantenere, perché sappiamo che le spese veterinarie sono onerose, che è diventato un peso perché magari non può più fare la passeggiata che faceva prima, non può più giocare e quindi è quasi diventato un fastidio e di conseguenza me ne disfo, lo porto in canile. Poi abbiamo invece il cucciolo che viene magari lasciato nella spazzatura, perché questo avviene soprattutto nelle regioni del sud Italia, ci sono tantissimi purtroppo ancora cani di proprietà che vengono lasciati liberi di girare e non vengono sterilizzati. Quando mettono al mondo dei cuccioli, questi cuccioli non erano previsti, sono quindi un costo anche in questo caso, un qualcosa del quale non ci si vuole occupare e vengono senza tanti problemi lasciati nella spazzatura. Ovvio è che morirebbero se non intervenissero i volontari per salvarli prontamente. Quindi è una vera e propria strage che avviene nei mesi estivi, ma ripeto, non solo. Abbiamo poi ad esempio anche il cane da caccia, simbolo di tutti i cani che vengono presi semplicemente perché hanno un utilizzo. Se il cane non caccia più, se non è mai stato particolarmente abile a cacciare, se diventa anziano, se magari si ammala e quindi non può più essere efficiente come prima, o viene abbandonato in un serraglio a finire i suoi giorni in una gabbia di 2 metri per 1, oppure a volte viene anche lasciato in campagna. Ci è capitato purtroppo molto spesso in diverse regioni d'Italia di recuperare tanti cani delle razze tipiche utilizzate per la caccia in condizioni fisiche disastrose, magrissimi, afflitti da diverse malattie, pieni di parassiti e via dicendo. L'ultimo caso riguarda invece il gatto. L'abbandono del gatto di casa è un'esagerazione estrema. Quando invece far nascere un bambino in una casa in cui ci sono animali è un bellissimo modo di introdurlo al rapporto con i nostri amici a quattro zampe e di dargli un amico fin da subito, oltre che abituarlo al rapporto con gli animali. Quindi nessuna di queste motivazioni può essere realmente addotta per disfarsi di un animale che è nelle nostre case da sempre. Attraverso una corretta informazione e dando veramente il giusto peso e importanza al rapporto col proprio animale domestico, non considerandolo quindi come un accessorio della casa, ma come un vero e proprio compagno di vita, potremmo davvero creare quella integrazione e convivenza con l'animale che noi cerchiamo ogni giorno di promuovere per far capire quanto può arricchire la vita. Rieccoci in studio, Barbara Mazzon, referente volontari per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane a Varese. Il canile si è evoluto in questi anni e non è più lo stesso, attraverso anche vari, è diventato addirittura un progetto o perlomeno che coinvolge diverse realtà. Assolutamente sì, abbiamo attivato con il canile di Varese appunto questo prototipo del progetto Cani al Centro. Noi appunto vogliamo concentrarci sull'individualità del cane
e quindi andare a vedere con un approccio cognitivista il fatto che il cane deve andare a considerarsi nel suo essere e quindi non si può avere lo stesso approccio con tutti i cani. E ogni cane quindi che fa parte del progetto Cani al Centro ha una scheda e ha una, diciamo, una cerchia di volontari che si dedica appunto al miglioramento delle sue difficoltà. Quindi quello che noi vogliamo andare a fare è andare ad aumentare il suo indice di adottabilità in modo che sia più facilmente adottabile e sia facilmente gestibile appunto per i futuri adottanti. Quindi si può andare ad intervenire sia sul cane che tira, ad esempio il guinzaglio, sia su problematiche che sono invece più legate a dei traumi. Per far questo per noi è importantissimo anche il coinvolgimento non solo degli istruttori, che quindi ringrazio Caterina Pandolfi e Alessandra Pisicchio e addirittura il contatto con Spennacchio quindi, ma anche degli educatori e soprattutto anche dei nostri volontari. Quindi noi vogliamo che i nostri volontari si sentano coinvolti perché sono fondamentali, sono una risorsa veramente utile non solo per ai fini della gestione del canile, ma soprattutto per la vita del cane. Quindi i volontari quanti siete al canile di Varese? Allora, attualmente i numeri stanno aumentando perché soprattutto molte persone vengono in estate, però per parlarvi un po' dei numeri dell'anno scorso abbiamo avuto 180 soci, poi di attivi, di volontari quindi attivi in canile saranno una quarantina, cinquantina. Beh, insomma che è già un bel numero. Insomma. Abbiamo più volontari che cani, siamo esatto. molto fieri, diciamo. Ma vorrei capire come si diventa volontario e quali sono, diciamo, fate un corso piuttosto che un addestramento anche per loro, ecco, sì. Per il volontario. Sì, esatto, perché per noi anche la passeggiata con il cane è un lavoro sul cane, quindi vogliamo che i nostri volontari siano assolutamente il più formati possibile, proprio perché non si vada a incorrere ad esempio ad un recesso, ad una chiusura del cane, ad una forma negativa per il cane. Quindi per questo motivo chi vuol far volontariato presso il nostro canile deve scrivere un'email all'email volontariato.canile.va@gmail.com in cui ci dà le sue generalità, quindi semplicemente nome e cognome, numero di telefono, se ha mai avuto cani o no, se ha avuto esperienza col volontariato e quant'altro. Successivamente parteciperà ad un corso. Verrà contattato in realtà e gli verrà spiegato un po' la routine del canile e poi dovrà partecipare appunto a un corso. Fino all'ultima sessione abbiamo aperto il corso a tutti i cittadini perché volevamo appunto fare cultura. Quindi ha aperto tutti. Cultura e informazione. Esatto, adesso abbiamo diviso i due corsi, quindi c'è il corso solo per i volontari, ma continueremo a fare un corso sempre per far sì che ci sia più cultura possibile in giro su, ad esempio, l'utilizzo della pettorina. Ecco, quali sono i temi trattati principali in questo corso? I temi sono i più disparati e che vanno sia dalla banalità dell'utilizzo della pettorina, che cos'è e perché consigliamo quel tipo di pettorina o quel tipo di guinzaglio. E vanno anche ad esempio a toccare invece la mobility e quindi discorsi un pochino più ampi, proprio andare anche a vedere la morfologia del cane, come è strutturato, conoscere insomma il cane per poter intervenire più facilmente sulle sue problematiche. C'è bisogno di qualche caratteristica particolare, peculiare, deve avere il volontario oppure no? No, noi lasciamo massima libertà su tutto praticamente, ovviamente però cerchiamo di indirizzare le persone sui ruoli più idonei in modo tale che sia più facile per il nuovo volontario inserirsi, ma e sia anche più utile per l'associazione e quindi di conseguenza per i nostri cagnoloni. E dopo il corso? Dopo il corso si fanno 3 giornate formative in canile.
in cui ci sono persone preposte, abbiamo una nostra volontaria storica che è Emanuela e invece la domenica il direttivo, che appunto si dedicano alla formazione dei nuovi volontari. Durante queste 3 giornate quindi si parlerà delle informazioni operative, proprio banalmente cosa succede in canile, certo, dove sono le ciotole. Una giornata tipo, ecco, esatto, per esempio. Esattamente. E successivamente invece si viene affiancati dagli educatori, che sono una figura fissa all'interno del nostro canile, mm-hmm, in modo tale che si abbiano anche le competenze, ad esempio per uscire in passeggiata, delle competenze più ampie, diciamo, al di là del saper lavare le ciotole o quant'altro. Sì, perché comunque anche la passeggiata sembra banale, ma in realtà banale non è, perché comunque sì, il cane in quel momento... appunto ha esperienza sensoriale con l'ambiente urbano, no, perché intorno al canile di Varese non c'è una città, cioè non c'è un centro vero, quindi no, comunque rimangono sì intorno al canile, però mm-hmm, abbiamo la fortuna e la sfortuna di essere in una zona molto trafficata, quindi comunque quindi... i rumori comunque li sentono, li ascoltano e quindi si abituano, insomma, esatto, no? Può la loro esperienza utile, sensoriale la fanno. Esatto, loro hanno l'uscita in passeggiata è un'apertura per loro sul mondo, quindi è ciò che va a distinguersi dalla giornata tipo in canile, quindi noi dobbiamo lavorare su quell'apertura, e il far uscire una persona che non è competente perché non ha gli strumenti per lavorare sul cane in quel momento può essere negativo, quindi diamo, certo, tutti gli strumenti possibili. Qualche limite di età? No, però dai 16 anni in su diamo la possibilità di venire non accompagnati, altrimenti invece lavoriamo, facciamo la formazione ad esempio sull'adulto, nel caso si voglia portare i propri figli ad esempio, è necessario assolutamente fare una formazione più idonea, anche perché al momento purtroppo non abbiamo cani molto semplici, quindi bisogna, insomma, valutare anche bisogna quello. Bisogna gestirli bene, certo. Esatto. Ripetiamo un attimo la mail per chi magari volesse diventare volontario. Certo, è volontariato.canile.va@gmail.com. Grazie, allora grazie per essere stati qui ancora una volta ospiti a Mico Cane. Noi ci rivediamo giovedì prossimo e vi ricordo di mandarci magari i video dei vostri adorati amici pelosi. Grazie per l'ascolto, a prossimo giovedì.